Io ve lo dico, tutti questi wazzisti che mi hanno criticato quando io parlavo della Waz, cazzo, devo farmi la barba, porca miseria, un po' troppo lunga, vabbè, tutti questi wazzisti che mi hanno criticato, che comprati una andata a che, e loro parlano senza avere una Waz o comunque non hanno una Waz di nuova generazione. Il giorno che si comprano la Waz e fanno il primo fuoristrada, ma senza necessariamente fare il primo fuoristrada, appena hanno superato i loro 20-30 mila chilometri, chi più chi meno, si accorgeranno dei primi problemi, capito? Quelli che su un altro sito raccontano la Waz di qua, di là, perché non hai la Waz? Quando hai la Waz di nuova generazione, perché probabilmente quelle di vecchia generazione avevano un'altra fattura, o molto probabilmente ci sono due servizi di montaggio, due catene di montaggio, una destinata ai quattro deficienti in Europa, che vedono i video russi e dicono azz che macchina, e quindi si comprano e quindi se la comprano pensando di comprare una macchina del genere. Invece no. Io ero stato colpito da un video fatto, girato in Argentina, dove una Waz, diciamo vecchia, no? Non so di che anno poteva essere, però chiaramente molto più vecchia della mia, aveva un masso davanti. Questa si era arrampicata, incredibile, la forza che aveva è incredibile. Con queste qua che tu compri in Europa, se tu fai, ti si spannano direttamente le ridotte, il gear delle ridotte ti si spanna in automatico. Ma non è questo, ma tanto in Europa, ma dove vai? Cioè te lo devi proprio cercare, capito? In Russia bene o male ci sono delle strade per le quali ti portano, no? Come nella storia insegna, appunto, nella storia della Waz. Però da noi in Europa, cioè, va bene, adesso io sono qua, però insomma le strade, se le vuoi cercare, se le cerchi, no? Trovi anche quelle sterrate, ma te le devi cercare, no? Insomma, per farla in breve, diciamo che un europeo il fuoristrada lo usa quanto? 10%? 0,5%? Per la maggior parte fai strada normale, strada di città, no? Ti trovi qualche imprevisto dell'acqua alta, no? Ma loro ci hanno pensato, hanno detto ma mettiamo pure dei gear alla Jean Frasot, che se tu li usi una volta ti vanno, ma se li usi più di una volta e in forma magari anche, ma neanche in forma sostenuta, fino a quando usi le ridotte lunghe, bene o male ti gira, no? Ti gira bene, però trovi già delle lamelle di metallo dentro all'olio del gear. Segui? Trovi già delle lamelle di metallo. Se usi poi le ridotte corte, allora lì ti si spana tutto. Cioè, puoi continuare ad usarla l'auto, però le ridotte sono spanate. Cioè, non le puoi usare perché ti slittano, ti saltano via. Capito? E loro questo ci hanno pensato e quindi hanno montato delle minchiate. È un po' come tanti altri pezzi dell'auto, tipo il freno, tipo la frizione, tipo il tubo del servosterzo, no? Tutto montato alla, che si spacca tutto molto facilmente. Guarnizioni sia della testata e sia della dei vetri, no? Ci sono molto probabilmente due catene di montaggio, una destinata appunto a questi qui in Europa, noi, e un'altra destinata alla Russia, che magari sì, pecca di qualche altro problema sulle porte,
ma non credo che abbiano questi problemi con le ridotte, anche perché dai video che si vedono, secondo me lì erano tutti influencer che ci hanno influenzato a comprare sta macchina. È un po' come l'Amphibian, l'orologio russo, no? Che in un mese ti perde 20 minuti. Che carriere. Io amo la Russia, a me piace molto la Russia. Magari un po' meno qualche prodotto, no? Che magari là ha un altro successo, o forse per il servizio militare avevano un altro servizio e avevano quindi un'altra portata, ma non quelle che ci portano qua in Europa. That's it. Quindi se non hai una Watts e devi fare i tuoi commenti, shut up, don't say anything. Prima di farti la pubblicità alla Watts, comprala. E mi riferisco a qualcuno che è andato lì ad Asciano a fare il filmato della Watts senza però averla, parlando su e giù della Watts. Compratela, accattatela, compratela, e dopo puoi parlare. Non puoi parlare del Messico senza esserci stato. Ci devi andare. Tienes que ir. A ver cómo es. México, lindo y querido. Watts. Bel disegno. Però qualche problema. Difatti, ho la Watts da un mese. Oramai abbiamo passato il mese. Ancora in attesa di un fucking peace. E siamo ancora lì ad aspettare, chissà quando arriva. Dalla Russia deve arrivare, ma che dalla Russia. Hanno chiesto in Russia e non sapevano del problema, rendetevi conto. Il video precedente vi ho fatto vedere com'era e gli abbiamo dovuto mandare il video perché loro non capivano come. Cioè questi, infatti, se tu compri la macchina, la tua garanzia non vale un cazzo, cioè vale esclusivamente nel posto in cui tu l'hai comprata, perché dopo la concessionaria che ti vende l'auto non ha forza sulla casa madre della Russia per avere i pezzi, per misurare un problema magari che tu hai riscontrato nell'auto, capito? A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia. Sì, mi devo tagliare la barba. Adesso vado a fare queste due compere. Prima vado al Carrefour per lo sdraio e dopo vado alla Macro e poi al ritorno, prima di aprire il bar, vado a farmi la barba. Dai, è troppo lunga. Che mi facevano le critiche, la Watts è the best, non sai, insomma, andate su Watts Italia, no, sulla pagina là di Facebook, così leggete i commenti, le battaglie che c'erano sui miei post sulla Watts e quello che loro mi rispondevano, tutta gente che la Watts non ce l'aveva, o magari a loro insaputa o ignoranza in materia avevano una Watts di vecchia data, e probabilmente la Watts di vecchia data funzionava forse meglio, ma ne ho trovate molte a 30.000 km che venivano vendute, queste di Hunter, ok? Queste delle Watts Hunter. Prima di venirmi contro, no, comprati la Watts e dopo ci possiamo confrontare, ci possiamo incontrare e dire: ah, e anche tu hai avuto questo problema? Sì, ma io ce l'ho avuto già parecchio tempo prima. E questo? Ah no, questo non ancora. Beh, ti arriverà. You know what I mean, eh? Dato di fatto,
dato di fatto, non è che me la invento, dato di fatto. Ciao, take care. Che dire? Che dire? Udite, udite, o rustici! Attenti, non fiatate! Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate che io sono quel gran medico, dottore e enciclopedico chiamato Dulcamara, la cui virtù preclara e di portenti infiniti sono noti all'universo e in altri siti. Benefattor degli uomini e riparator dei mali, in pochi giorni sgombero io spazzo gli ospedali e la salute a vendere per tutto il mondo io vo. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore per i topi e per le cimici possente distruttori, i cui certificati autentici bollati toccar vedere leggere a ciaschedun farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uom septuagenario e valetudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli ancora diventò. Per questo tocca e sana, in breve settimana, più di un'antica vedova di piangere cessò. O voi maltrone rigide, ringiovenir bramate le vostre rughe incomode? Con esso cancellate. Volete voi donzelle ben lisce aver la pelle? Voi giovani galanti? A chi andamos? Che quiera serle? Esperando, esperando, desde un mes. Ecco, eso es, eso. Claro, claro, ma che ne possiamo essere? O voi maltrone rigine, rigiovadir bramate le vostre rughe incomode e con esso cancellate. Volete voi donzelle ben lisce aver la pelle, voi giovani galanti per sempre aver amanti? Comprate il mio specifico, per poco ve lo do. E i movi paralitici, gli asmatici, gli asfitici, gli isterici, diabetici, guarisce timpaniti, di escrofale, rachitidi, persino il mal di fegato che in moda diventò. Mirabile pe fegato, mirabile pe cimici, guarisce i paralitici, spedisce gli agopletici. Comprate il mio specifico, voi giovani donzelle, voi giovani galanti, per poco ve lo do. Avanti, avanti, o vedove, avanti, avanti, o bamboli, comprate il mio specifico, per poco ve lo do. L'ho portato per la posta da lontano, 1000 miglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? 30? 20? Che nessuno si sgomenti di provarvi il mio contento, disse amico accoglimento. Uno scudo, buona gente, io vi voglio regalare. Uno scudo veramente a più brav'uomo non si può dare. Ecco qua, così stupendo, il balsamico elesire. Tutto il mondo sa, io vendo niente men che a poche lire. E siccome è pur palese che io son nato nel bel paese, per 3 lire a voi lo cedo, sol 3 lire a voi richiedo.